Amici, benvenuti all'ultimo turno di Coppa del Mondo, si fa per dire, poi vedremo la situazione, vogliamo vederla bene, ma prima vediamo un Brasile, attimo. qualificandosi al turno successivo, può usare questo Brasile-Norvegia. incontro per sperimentare nuove soluzioni tattiche. No, non sperimenterò nuove soluzioni tattiche, voglio la vittoria, voglio almeno pareggio per superare il turno al primo posto, così da avere maggiori possibilità di trovare una squadra meno quotata. Non voglio la Francia, come è successo con la Nigeria, che mi sono trovato contro la Francia, quindi no, grazie. E andiamo. Vediamo le formazioni delle due squadre: Taffarel, Cafu, Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, Rivaldo, Leonardo, De Nilsson, Romario, Ronaldo, sempre la solita, contro Grodas, Haaland, Jonsen, Berg, Bjorn, Bay, Flo, Mikland, Rekdal, Solbakken, Rudi e Flo. O Fio, non riesco a leggere bene se è una L o una J, dovrebbe essere una J, quindi Figio, Fio, Fio, Fio. Ok, quindi ci siamo. E cavolo, hanno un solo attaccante in Norvegia, cavolo. In diretta dalla Francia, eccoci a questa partita del Siamo, primo siamo. turno tra Brasile e Norvegia. Allora, siamo a Marsiglia per questo incontro e Massimo Caputi Marsiglia. allo stadio con Giacomo Bulgarelli per offrirci il commento del match. Sì, siamo pronti per il calcio Di d'inizio. nuovo La città l'inno di Marsiglia, brasiliano, con i tre suoi volte su vicoli e gli tre. affollati mercatini, è un grande teatro per la Coppa del Mondo 1998. Tre volte su Cosa tre si è prevede beccato il succeda nostro oggi? inno, eh. In pratica hanno già passato il turno, quindi credo che metteranno in campo gli Ma uomini c'è della un portiera. giocatore girato al Potrebbe succedere contrario! Oh qualsiasi mio cosa. Dio! Il portiere ha la testa al contrario! È una cosa clamorosa! Aveva la testa girata. Cos'è? L'esorcista! È allucinante! Ragazzi, glitch grafico Aldair. clamoroso, ma ha preso malissimo. Vedere il portiere con la testa Dunga. girata, guardatevi nelle formazioni. Romario. Bello, mi Inquietantissimo. è Cos'è, un piaciuto. gioco Grande horror, cavolo. difesa, interviene con sicurezza e autorità. Ottimo passaggio. Yermai. Ok, vediamo come va. Voglio vedere la forma fisica dei giocatori. Dite, ma Jack, ancora questa forma fisica? La forma fisica conta. Dico io che non ho mai la forma fisica. Vabbè, Baiano sta sempre male, ma che classico. Vediamo un po' Aldair, Roberto Carlos, Dunga un po' così così, Rivaldo, Leonardo, De Nilsson, ai ai ai. E abbiamo... Oh, Ronaldo sta bene, per la prima volta lo vedremo al top della forma, top della gamma. Vediamo un po' come De sarà. Nilsson. Ronaldo al top della Ronaldo. gamma, me lo voglio proprio godere. Gliela Bella tira in la bocca il parata del portiere, no, non portiere. era in bocca il Ecco spiegato portiere, il suo è dovuto ingaggio, saltare a Giacomo. sinistra. Vediamo come va. Aldair. Si è allungata bene. Vai Sì, Romario. ottimo controllo. Vai Ronaldo. Ronaldo. Bellissimo. No, non lo dico, non è bellissimo, non era bellissimo. Comunque, ci siamo, Battuta la rimessa dal fondo. Grande Ora Brasile la già palla viene colpita attacca. di testa. Palla persa ora. Brasile che attacca, a noi piace. La palla viene agevolmente recuperata dal Taffarel, portiere. leggendario, vai, passala lì. Siamo. Buon movimento, intercetta il passaggio. Ok. E arriva, no, incredibile, guardate che roba. Mi ha trovato il nuovo fenomeno norvegese. Oh! Ci ha Conquista il provato, pallone con un ottimo tackle. eh. È che in Norvegia, cioè, i giocatori della CPU fanno tutto da soli, decidono di non passarle, fare i Rudy. fenomeni. Ok. E quasi Credo che segna avrebbe la dovuto Norvegia. riflettere Può di prendere un più sul culo. tiro. Ok. Non avrebbe dovuto perdere un'occasione simile. Esatto. Lunghissimo rinvio del Cosa portiere. gli hai preso? Comunque non ce ne frega nulla. Spazza via il Andiamo avanti con. pallone. Vai, vai, Romario. Vai, Romario. Ok. Jonsen. Palla che si inserisce Flo. malissimo. Questi sono glitch Ekdal. grafici che ci possono creare problemi a volte, ovviamente questo gioco mi glitcha più degli altri, FIFA. E lo fa nei momenti peggiori, ovviamente, quando stiamo o attaccando o difendendo. E segna Rete Flo! E di Flo non è Fio. Flo. Un gol straordinario, Purtroppo Giacomo. siamo in svantaggio, ma non troppo, purtroppo. Non troppo perché abbiamo il fenomeno. Ecco l'1-0. Il meglio deve ancora venire, ne Non sono ti dica certo. paura quando c'è il fenomeno che attacca. Devo crossarla qui. Ronaldo. Romario? Niente. Troppi Non difensori. concedono spazi di manovra. Si è piazzata Grande bene, devo dire che mi ha giocata. sorpreso Ferma il subire il passaggio. gol. Però. Mikland. Tiro Dove l'ha impreciso, di tirata? fuori. Stavamo per subire il secondo. Tira in porta 1-1. Insomma. La palla viene calciata lontano. No.
No. Devo dire veramente, oggi errori Grande giocata, difensivi un grande. clamorosi. Bella parata da parte del Meno male portiere. che Taffarel fa il suo dovere. Ma vedete che roba, incredibile. Dunga. Dunga. È partita al Carioca, Rudy. Il ragazzi. portiere non sbaglia niente. Sono Grande senza parata. parole, veramente. Partita Brasile assente, il grande assente della Grande partita per stacco Brasile. aereo. Dobbiamo pareggiare il prima possibile, così da pensare al secondo tempo a passare in vantaggio. E Quindi ha perso la ci palla. proveremo, ragazzi. Ci proveremo subito. Ok, Bella si scivolata. riparte. Passiamo per Ronaldo. Ecco qua. Strano che Ronaldo. non è riuscito a prenderla. Non era piazzato. Mikland. Mikland. Vediamo un po'. Buonazzi. No. Bene, così mi piace. Cos'è? Finito il primo tempo? Non sta procedendo bene. Tra le due squadre un Sono solo gol alla sorpreso di fine del primo questo. tempo. In Il gol quale in anno vantaggio Brasile si basterà gioca Coppa secondo del te, Massimo? Mondo? In una partita come questa un Oddio, gol non è no, l'Uruguay sufficiente. no, nel Credo ci sarà 38, una nel vera e propria 38 in battaglia Francia, nel secondo credo. tempo, Giacomo. Ho i miei dubbi, mi sembra o era l'Argentina. Ho i miei dubbi. Può cominciare il secondo Forse tempo. era nel 58 veramente. Nel 30 sicuramente no. No, Ronaldo. nel 38 l'ha vinto l'Italia, quindi no. 54. Ok, scusate. Sul 38 bancone. l'ha vinto l'Italia. Passa via il pallone. Nel 30 l'ha vinto l'Uruguay. Ottimo passaggio. Ronaldo, Ronaldo. Quasi. Secondo tempo che parte già Intervento meglio. pulito. Ecco, Romario, cioè, però Un veramente tiro ottima sportivo. difesa la Norvegia. Perde il possesso della palla. Rivaldo. Ronaldo. Vai, vai, vai. No, niente. Grande intervento Bisogna difensivo. insistere. Grossa lì. Leonardo. Sì, va bene. Nulla da fare, non riesce a rubare palla. Perfetto. Bellissima azione. Ronaldo. Ronaldo la passa per Romario che la manca purtroppo, la manca. Un Ci sarà vero una rimessa peccato, dal fondo. ragazzi, sta partita mi sta deludendo, ma veramente doveva essere la Ecco che viene celebrazione di battuta questo la bel rimessa dal campionato fondo. nel mondo. Palla persa ora. Entrata pulita ed Vedo troppi efficace. errori difensivi del Brasile, anche Buona specialmente giocata. quando hanno la Il palla la pericolo perdono per sfuma. nulla. È Romario, la passa per Ronaldo, vai Ronaldo, ci siamo. Tira, tira, tira. Il portiere non ce la Buona, fa a respingere il portiere tiro. para benissimo. Sì, ben E fatto. riproviamo come la volta scorsa. Una bella occasione. Bella. Ed entra, Sì, l'ha messa bravo dentro sul Romario. grande 1-1, portiere. siamo Questo di nuovo parte primi in benissimo. classifica. Sì, grande abilità e conclusione Bravo tiro. Romario, beh, ha dovuto solo Bello. spingere in porta. Vediamo come sono messi i nostri cari giocatori prima che ci sia il fischio. Vabbè, Baiano, devo dire che dovrei valutare di non metterlo proprio in campo, metterci Jardine, perché. Oh, con Seisao sta bene, c'è bisogno di fare qualcosa a centrocampo, io lo faccio, eh. Leonardo, Rivaldo, no, Rivaldo non li voglio togliere, Denilson sì, però. E niente, niente, direi di tenerli così un momento, anche se in effetti l'avrei fatto. Ma chi è che è? Denilson, scusatemi, sono perso. Denilson, esterno sinistro, non abbiamo problema con l'esterno sinistro, ma ci mettiamo Giovanni, che tanto cambia poco. Okay. E boh, i due attaccanti di riserva non sono da farli entrare. Quindi. Va bene così, mi E questo accontento. riporta la partita in parità. Ovviamente non mi accontento del 1 a 1. risultato, eh. Cercheremo di fare altri gol. Vai, bravo Romario. Romario. E segna. Gol Ed è importante, quinto dentro. della Coppa del Mondo. Questo potrebbe Eh essere sì. senz'altro l'episodio decisivo della gara. Oh, bravo il Brasile che si riprende. E abbiamo ribaltato la partita da così a così, anzi da così a così. Si infrange la situazione di parità. Esce Ora il Baiano. punteggio è 2 a 1. Un paio di gambe nuove stanno per entrare in Paio di gambe campo. nuove, entra Dalmine. Sostituzione anche Denilson, giustamente, non lo toglie.
qui ha messo Giovanni, ecco qua, come lui, ecco qua. Come finirà questa partitona? Vai, Mario, passa per Ronaldo, l'ho detto in anticipo, che gol di precisione. Un gol è cambiata da così a così, l'ho detto. Non se ne vedono di migliori. Finalmente, si sono sbloccati alla fine, si sono sbloccati. Questo è un gioco non scriptato, vuol dire se in 2000 ogni minuto ci siano gli script forti, questo no. Questo è un gioco che si starà non fa favoritismi. Il tiro viene respinto. 7-1 ti ricordo, avevamo un tiro quasi imprendibile. Stiamo dominando, non so cosa è successo, ci sono motivati. Rekdal. Mamma mia, intervento, l'ha spinto via, vai giù. La palla viene allontanata. L'arbitro controlla di nuovo l'orologio, resta pochissimo da giocare. Il trante qua non è andato male. Attenzione, Leonardo! Bravissimo pure. Leonardo si fa valere. Norvegia è crollata psicologicamente. Completamente crollata. Non c'è più a far nulla. Rekdal. Bello, mi è piaciuto. Anche a me. È piaciuto perché l'ho presa io. Ecco perché mi è piaciuto. Flo. Rivaldo. Siamo Romario di nuovo, lui, guardate che inserimenti. È un tiro straordinario. Eh sì, un bel tiro, cioè, va bene così, fischia arbitro, fischia, andiamo a festeggiare insieme e poi Carnevale Durillo. Ottimo passaggio. No! La difesa tira un sospiro di sollievo dopo questo errore. Stanno per chiedere il loro primo cambio. Un cambio importantissimo, 90esimo in corso. Esce Berg, entra Nielsen. Non sarà Leslie Nielsen, ovviamente. Sarebbe stato divertente. Sarebbe stato anche pericoloso. E si vince 9 punti in 3 partite. Ha vinte tutte. Guarda, catch all. Ronaldo, nuova partita. Ancora una volta lui. Strano perché avrei detto Romario. Adesso si guarda. Va bene. Ronaldo c'è per Ronaldo. Abbiamo passato il turno. Si festeggia. Quindi abbiamo detto 1958. Esatto. Ovviamente, perché non poteva essere il 30, non poteva essere il 38, quindi Brasil, 38, ci siamo vinti noi il mondiale, nel 30 l'Uruguay, quindi ben fatto. Ok, e si va al secondo turno, ma noi ci vedremo i gironi, ci vogliamo divertire e goderci un po', ma anche un po' in maniera spavalda, questo trionfo brasiliano, brasileiro, un po' alla volta, ma andiamo avanti questo mondiale, e lo giocherò poi con molta calma le prossime partite, poi sperando che ce ne siano partite e non partita, io come ho già detto. Brasile al primo posto in classifica dopo questa partita. Pare che le cose vadano loro piuttosto bene. Si qualificano al Brasile al primo posto in classifica dopo questa partita. Brasile pare 9, che le cose vadano loro piuttosto bene. Si qualificano al primo posto e lanciano un chiaro segnale alle altre squadre. Pare che le cose vadano loro piuttosto bene. Si qualificano al primo posto e lanciano un chiaro segnale alle altre squadre. Ok, grazie, mi fai parlare, grazie. Italia e Cile eliminati, Camerun Austria, Francia e Danimarca passano, eliminate Sudafrica e Arabia Saudita, Paraguay e Bulgaria passano, eliminate Nigeria e Spagna, no, ma come? Olanda e Messico passano, eliminate Corea del Sud e Belgio, Germania e USA passano, eliminate Jugoslavia e Iran, c'era l'Iran nel mondiale? Sì, c'era l'Iran nel mondiale. Gruppo G, Inghilterra e Romania passano, grande Romania, non delude mai in sto gioco, e vengono eliminate Colombia e Tunisia, è un gruppo H, Argentina e Giamaica, e passano, eliminate Giappone e Croazia, peccato, comunque l'Argentina a pieni punti, si rivelerà insidiosa, prossimo turno, ecco qua, tifosi sfegatati, vogliono vedere le loro squadre, al secondo turno, e qui andiamo in quelle che in gergo inglese si chiamano i playoff, cioè il turno finale a eliminazione diretta, o si vince o si è fuori, da 32 a 16, esatto, abbiamo fatto metà e ora ci vuole, e ora soltanto una vincerà di queste 16 squadre. Eccoci al secondo turno del Brasile e Cile, e qui possiamo vedere quali sono gli incontri del primo turno ad eliminazione. Si buple, ragazzi, l'Italia eliminata dalla Scozia. Che risultato? C'è stata solo una partita. Comunque vediamo un po' gli abbinamenti. Abbiamo Brasile, Cile, Paraguay, Danimarca, Olanda, USA. Guardate che strano il logo USA. Non ha la bandiera americana. Boh, vabbè. Poi lo stesso. Argentina e Romania.
Poi abbiamo appunto l'Italia eliminata dalla Scozia, che non abbiamo battuto facilmente, non troppo. Francia, Bulgaria, Germania, Messico, Inghilterra, Giamaica. Attenzione, se vuol dire che noi se vinciamo contro il Cile affronteremo Paraguay o Danimarca. A sto punto tifo per il Paraguay perché è un'altra squadra sudamericana e mi sarebbe simpatico vedere, mi piacerebbe vederla. Quindi vi saluto, spero il video sia piaciuto, potete lasciare un like, potete supportarmi in questa maniera e vi saluto tantissimo e mando tanto affetto. Alla prossima volta, ragazzi. Ciao, ciao.